Signori miei, finalmente vi porto un horror dopo tanto tempo, anche se Stalker in realtà possiamo dire che è un horror anche Stalker, no? Questo horror si chiama Water Delivery e noi dobbiamo praticamente consegnare l'acqua. Questo è quello che so del gioco, non so nulla, non mi sono spoilerato niente, non è uno di quei giochi horror che dura tanto tanto, dovrei terminarlo nel giro di un'ora se tutto va bene, ma non si sa. Il gioco è in italiano, miracolo, miracolo. E vediamo com'è. Sono curioso, sono al buio al momento, c'è anche Pinolone a fianco a me, tu mi sei sentito un doppio urlo, è il suo, non il mio. Oh mio Dio, che graficona! È fatta, eh? Ma dove siamo? Dove diavolo ci ha lasciato? Scende dal camion. Ok, benvenuto all'ultimo percorso di consegna dell'acqua della serata. Prendi le bottiglie d'acqua piene dal retro del camion e consegna ai punti designati all'interno della casa. Trova e raccogli tutte le bottiglie d'acqua vuote in ogni casa e riporta dal camion. Una volta raccolte tutte le bottiglie vuote e consegnate tutte le piene, parla con il proprietario per riscuotere il pagamento. Quando sei pronto per andare alla prossima casa, sali sul camion e l'autista ti porterà di buona fortuna. Ah, sembra tutto... Ok. Devo consegnare le bottiglie d'acqua piena raccolta. Ma mi dice dove le devo piazzare? Oh Gesù Cristo. Signora, viva! Ehi, qui per registrare la TV. No, signora, sembra un tecnico della TV. Ok. Questa è quella vuota. Ok. Quindi 2 e 2, vado in alto a destra, infatti c'è scritto, non dovrei avere problemi, ok. Ma dov'è? Che bandiera è questa? Che è Cuba? Non lo so, Venezuela, non lo so dov'è. Non sono bravo io con le... Ok, dovrebbe esserci un altro, non so dove l'ha nascosta il signore. Ah, come vicino al letto. Oddio. Abbastanza creepy. Oh, belle queste foto, i primi piani, veramente belli, eh. Beh, signora, come va la TV? Ecco, così va meglio. Salve, signor! È fatta. Ok. Beh, sì, ho fatto, no? 2 su 2. Andiamo. Avvantaggio in corso. Ah, siete che bella musica, eh? Va che roba. Guarda come guida, esperto lui. Ho rischiato incidente, forse era meglio così. Ok, dove siamo? Scendere dal camion. Ok, dobbiamo recuperare le 3 vuote e le altre 3 piene, ovviamente. Di qua. Possibile aprire la porta. Non mi piace questa situazione qua. Ok. Ma non è un po'... è tutto smerdato il posto, ma è un po' strano. Oh Gesù. Gesù! Tua madre! Gesù Mario? Cos'era? Sento un rumorino leggero. Anche il... Papà mi ha detto di non parlare... Gesù! Gesù! Ah, signor! Ah, bottiglia d'acqua per raccolta! L'hanno presa! Mi sono cagato! Amica. Oh signore, tutto mi farlo cagare qua. Non so già. Mi fregheranno. Regà. Va bene. Registrarlo in presenza di Pino dovrebbe tecnicamente darmi un po' più di, non so, di più coraggio, no? Il problema è che mi palpa, quindi non sono esattamente coraggioso. Via da tutto schifo. Tutto regolare. Tutto regolare. Dio mio. Sono cagato. Bella sta musica, eh. Bella anche la grafica. Guarda, sono sicuro che nel mio PC non girava neanche a 30 fps sto gioco. Ok. Scendiamo. Come sempre. Bottiglia d'acqua. Si vede un corno. Sono le galline. Oddio, guarda questo.
Il tuo cane ha già gli occhi verdi. Gesù Cristo. Scusa per il disegno, la nonna è stata molto dispettosa oggi. Ma le blatte, signora! Le blatte contano nel disordine, cioè, nel senso. Gesù, paura. Dove la... Ma tu sei la nonna? Perché? A me sembra la nonna questa, no? C'è una chiave. Chiave misteriosa raccolta. Credo che lì ci sarà. Ah, ok. Ma perché non facciamo a cambio con lui? Io guido e lui fa la consegna dell'acqua. Buona, raga. Sono sull'attenti. Gesù! Lo sapevo tanto, lo sapevo, te la sbatto in faccia, te la sbatto. Ok. Ok, non so dov'è. Cioè, non vedo un corno, no? Mi sto andando. Cioè, mi sto facendo strada palpando. Non so dov'è il corno. Questa è l'acqua. Ok, quella piena. Ecco! Mica, okay, ragazzi, non si vede niente però. Ciao! Non so perché cosa dovrei fare dalla chiave misteriosa che ho preso, ma. Boh, è tutto chiuso, non posso fare nulla. Andiamo. Sì, sono pronto. Ciao, bello. Sempre un piacere comunque stare sul furgone con lui perché è uno che dialoga molto. Però mi piacciono le sue infradite. Ok, prossima fermata. Cos'è? Un hotel? È un motel. Ok. Come sempre prendiamo la nostra bottigliona d'acqua. Oh mamma mia. Consegna l'acqua non è mai stata così divertente. Questo ci si lancia secondo me. Dalla... Ma è normale che sia così tanto buio? Ok. E qua quello è vuoto. Qua ce ne sono parecchie da portare dietro. Oh, Gesù, 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 Gesù. Cos'era quella cosa che ho sentito camminare? Aspetta. Ah, quindi ogni volta... Allora, una la porto e una la tolgo. Una la porto e una la tolgo. Non mi piace sta cosa. Ma anche il vecchio di sopra, eh. Non so se ve ne siete accorti, ma... Ah, anche qua più. Madonna! Gesù! Non so cosa aspettarmi né quando. In più c'è Pivone che non è di aiuto. Gesù. Tanto lo so, è la terza che... Prendiamo se c'è qualcosa, anche perché lui manca da sopra. Ma è uscito Naruto dal coso. Uscito Naruto, vi dico. Oddio. Coraggio, ci vuole solo coraggio. La chiave che abbiamo, possiamo usarla magari per salire di sopra? Non lo so. Tanto questo gioco non avrà una logica. Quindi magari la chiave che abbiamo possiamo salire di sopra. Non lo so. Errore. Se sarebbe so. Oh, porco giù, mi sono cagato. Come sgarbato. Abbiamo due chiavi. E però cosa ce ne facciamo delle chiavi? Boh.
Non so, magari troviamo un finale segreto, chi lo sa? 4 su 4. Top insulti comunque, non toccarmi. Non posso ripeterlo, però. Perché sennò mi bannano il canale fino all'anno prossimo. Però, cioè, in realtà potrei ripeterlo perché comunque sia conosco Cecchi Paone, siamo amici, ci sentiamo ogni giorno. Però comunque sia, vabbè, lasciamo stare questa cosa. Comunque, continuiamo. Dove siamo finiti? Dove sta? Ma c'è un posto normale? Cioè, io chiedo così per un amico. Qua 2 su 2. Okay. Oh. Le bottiglie vuote sono da qualche parte dentro. Ah, sinceramente, non lo so manco lei. Dove sono? Vabbè. Ma spero lo paghino abbondantemente. Sono scarafoni ovunque. Adesso non vedo niente. Oh, che una è qua. Trovata, signore, l'ho trovata, Ok, non dicono altro. Qua c'è un'altra vuota. C'è il Pino che sta cagando in mano, non so perché, non è successo nulla. E non succederà niente dopo tutto. Porco, ho visto una faccia, non so perché, mi sono girato troppo velocemente. Porco! Cani di merda e gatti di merda! Il Pino che sta cagando in mano. L'altro? È qua. Oh, chiave! Ma forse ne ho mancato chiavi dietro. Ok, non in tutte le destinazioni succede qualcosa di paranormale. Non so quante fermate siano, ma abbiamo un tozzo di chiavi. Sicuro ne ho mancato qualcuna di chiave, sicuro. Non sapevo neanche ci fossero, quindi. No, Dio Maria. Ma forse per me alcune di queste cose le avrei saltate e basta. Rimangono senza acqua e buonanotte. Se ne frega. Qua due. Anche qua due. Mamma mia. Una chiave. Allora, ebbene, uno dorme e questa piange. Questa non ha avuto un coito soddisfacente, signora. Mi dispiace tanto, è così difficile senza i nipoti. Ah, pensavo fosse il coito andato male. Signora, lei? Stai andando a rompere i coglioni. Dov'è la bottiglia vuota? Signora, nipoti a parte, mi può dire dove sono le bottiglie vuote? Ma com'è possibile che sia così buio, porco Giuda? E non ho una torcia, non ho niente. Signora, la ingroppo se non mi dice dove sono. Questa è una bottiglia piena. Vedo un corno, raga. Forse è qua dietro? Ah sì, eh? Non so per. Ma mi fregheranno, lo so che mi fregheranno. Guarda, mo c'è il nipote che arriva correndo, guarda, lo sento. Oh. L'altra dove? Non vedo niente. Ah, forse questo là, oddio. Vigo Mortens. Oh, Madonna. Si è impiccata. Ha raggiunto i nipoti. Ma si è impiccata davvero una visione? No, è una visione. Poi almeno si impiccava. Le davo lo sgabello. Andiamo, fammi andare via da qui. Consegna dell'acqua di merda. Ma fatevi Prime e ordinatela da Amazon. Gesù Maria. Ah, beh, in effetti sono in mezzo al nulla. Non credo che Amazon consegni nell'Amazzonia, tipo. Ossia, qui quante sono? Fammi sognare. 4, ok. Vai. È impossibile aprire la porta. E qual è allora? È questa? Dove c'è questa magica faccia di cazzo? Ah, mi ha lasciato qua? Ok, devo passare di qua. Vabbè, non è grave.
Madonna. Che succede qua? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Minchia. Ah, pensavo la stesse menando, invece magari stanno avendo una conversazione. Guarda che belli, il plastilina. Vabbè. Ah, questa è da prendere. Oh, madonna mia. Salve, signore. Finisci il tuo lavoro, ragazzo, prima di spaventare i miei ultimi clienti. Ma sono loro che spaventano me, signora, ma li ha visti? I miei ultimi clienti. Ma poi entriamo a controllare bene che sicuramente c'è qualche chiave, eh. Guarda, la seconda e terza bottiglia. No, tu ti avvicini, non ti allontanare. Se soffro io, soffri anche tu. Non ti allontanare. Guarda e goditi anche tu le stronzate che accadono. Non è più, guarda. C'è un gatto qua sotto. Che bimicio. Aspetta, sicuramente c'è una chiave qua, no? Posso entrare? C'è un altro micio lì. Ma non è che cucinano gatti questi qua. Ho mangiato un uovo bollito. Una chiave misteriosa. E qua che c'è? La chiudo qua. Oh, Gesù! Lasciami pì, no, non mi toccare! Gesù! Corri, 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 corri! Gesù! Ah! 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 Gesù Cristo. Abbiamo scampato, raga. Non era niente di che. Dopo tutto, noi siamo attrezzati per questo tipo di situazione. C'è Pino che si stava tenendo alla mia spalla. Come se potessi aiutarti, capito? Che cazzo ti tira alla mia spalla? Gesù. Ok. Tutto regolare. Adesso non ho più problemi. Perché c'è invece? No, credo qua si possa entrare. No, no. Ah, ma che, vorrei capire dove vanno inserite le chiavi, eh. Non ci fa nessuna sorpresa? No. Ok. Siamo quasi, raga, eh. Quasi fatta. Guarda, si attacca a me. Porca merda! Guarda, no. Abbi le palle di soffrire assieme a me. Adesso capisci cosa provo. Quando gioco questi giochi. Signora, mi può dire dove? Sì, l'ultimo. C'era su per il culo, vista la sua simpatia. Dov'è l'ultimo bottiglione d'acqua? Oddio mio. Ma qua c'era già stato prima, che dico? Vabbè. Dov'è? Sì, ma... Oh, ecco. Oh, mamma. Non succede niente. Ah, oh. Ok. Sì, siamo pronto. Oh, raga, che ansia. C'è il Pino che sta sudando. Inizia ad avere caldo. Eppure sono 5 gradi nella stanza. Però sta iniziando a sudare. Adesso sa cosa si prova. Per lui il terrore è questo, per me il terrore è la sedia che c'è sotto il mio peso. E il palo si conficca nel culo. Aspetta, eh. In chiesa non succederà nulla. Scommetto quello che volete, è un luogo sacro. Ah, c'è anche il prete. Fra poco andiamo in confessionale, ci inginocchiamo di fronte alla cappella. E allora, sono padre. Ah, sotto! Ah, non è sopra! Sei venuto per la confessione, figlio mio. Qua? Oddio, qua. No, mi fa entrare. Sono porte finte, padre. Chiami. Dove ce li ha la Bibbia? Salve. Dove sono le bottiglione? Le ha piazzate. Ah, sì, padre. Probabilmente ce l'ha nel retro dove tiene i bambini. Cioè, cos'è un... Ah, no, un cimitero. Oddio, un cimitero. Mi sembrano delle lavatrici queste.
Ma perché dovrebbe tenere dei bottiglioni vuoti d'acqua nel cimitero? Fanculo! Che diavolo era? Oh, Gesù Maria! Oh! Pippo! Il gatto sembra godere la tua presenza, senti una sensazione di formicolio? Questo è un... Vabbè. Ah, ecco un bottiglione. Vuol dire sentire una sensazione di formicolio, no? Formicolio non fa venire pino se mi tocca la spalla. Sento continuamente cose che sbatto, tipo una cosa che cade, tipo un sasso. Non lo so. Senti, perché non facciamo a cambio? Fai tu a portare io. Ok. Oh, mamma mia. Tutto regolare, eh? Padre, va tutto a fuoco. Sono ancora per la confessione. Oh Gesù Maria. Ma la madonna è uscito un pene. Che cavolo è successo? Ok. Andiamo a prendere l'acqua. Facciamo uno e uno. Non voglio fare... Dio santo. Oh. Ma la chiave non l'ho presa, dove ci penso, no? Non ho preso nessuna chiave, magari è qua. Non vedo niente, ma non è qua. Ma sicuramente nel cimitero, guarda, mi sento che nel cimitero su qualche lapide. Mi prego no. Mi prego no. Niente, non voglio vedere niente. Ma ancora... Ah no, ho smesso di prendere fuoco. Forse è qua però. In effetti, magari tipo in qualche bancone. Tenga, padre. Tenga, padre. Ehi! Ma così al buio che diavolo vedo, raga. Non ce l'ha neanche la Madonna. C'è anche la Madonna è scocciata, cioè, ma dai, ma neanche un po' di luce, cioè. E qua c'è la Bibbia. Però non mi pare di averla vista. No. Non so neanche cosa ci dovrei fare con quella chiave, ma vabbè, la volevo. Ma c'è la Bibbia sicuro che è al cimitero, ne sono sicuro che è nel cimitero, raga. Ah, ok, no, devo prendere il bottiglione d'acqua. Dov'è l'altro bottiglione d'acqua? Qua sopra non mi pare di averlo visto. Non c'è... Ah, la chiave! Oh, Cristo, non mi piace per niente sta zona qua. Ah, c'è il pino che sta coprendo gli occhi. Ce la faremo, ti dico. Mau, Mau, dammi la forza, Mau. Vabbè, tanto non c'è niente, su via. Quindi sta cagando addosso. Sei chiavi, eh? Sì, sono pronto per partire. Quante destinazioni ci sono ancora? Perché mi parli così tanto tu? Fai silenzio. Ma è un chiacchierone lui. Gesù. Ma perché non prendi un palo? Così la finiamo qui. Oh, Gesù Maria. Ole, 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 ole. Allora, dove siamo finiti? Una tavola calda. Tre bottiglioni d'acqua servono. Ma non è una tavola calda. Madonna. Oh, Madonna mia. Bello sto posto, eh. Uno si fa domande, è tutto regolare. Cocciuto. Ma c'è un nano! Ma scusami. I miei genitori sono in giardino, mi ha detto di sorvegliare il ristorante mentre parlo. Ah beh, devo dire che sicuramente fare una sorveglianza da paura, tu. Questo è da prendere. Questo è da lasciare. Ma che c'è del sangue qua? Bambino? Madonna mia. Oddio mio. Più posso credere, più che sei andato via. Porco asciutto, si è sparato!
Gesù! Ma era nel ristorante! Mamma mia. Ma lì vedo una signora che non sta decisamente bene. Madonna! Turno di lavoro più trauma. No, signora, guarda che. Oh, Gesù. Beh, io sono qua per prendere l'acqua. Signora, le bottiglie d'acqua gliele ho lasciate dentro. Oddio. La testa di un porco per adesso. Signora, chi mi paga il turno? Ah, vabbè, ce l'ho. Chi mi paga il turno, però? Oh, Gesù Maria, ragazzi. Qui la situazione si fa veramente scabrosa. Oddio, beh, c'è di buono che almeno lui è. Ah, no, beh, giusto, lui si è saltato il cervello. Ok. Ma scusa, allora, se sono uccisi per un altro figlio, non capisco. Avevano due figli? Non capisco. Vabbè. Senti, vuoi andare a fare una consegna? Gesù Cristo. Tanto qualcos'altro succederà? No, togli la mano! Sì, uomo! Affronta la follia assieme a me. Stringi, bro, stringi la mia spalla, non distruggere. Quel cane però non era nel gioco, è fuori, è il cane di Pino. In caso avevate dei dubbi, se si è sentito, è il cane di Pino. Gesù Maria. Allora, l'ultima che porto dentro e l'altra la devo andare a prendere lì, sulla sinistra, fra i tavoli. Oh, ma guarda un po', dovrò fare la zigzag. Vedo già la luce che lampeggia. Salve. Oh, bello sto ristorante, eh. Porto dopo mia moglie a mangiare. Oh, Madonna. Dal Pino, già in modalità cagotto. Non è successo niente. Ok, bene. Possiamo andare. Gesù. Sì. L'ho presa la chiave? Sì, c'avevo il dubbio. Eh sì, basta però, smettila di parlare che mi dà veramente fastidio. Sono un chiacchierone allucinante, guarda. Gesù Maria. Raga, non voglio proseguire. Mi fermo qua. Gesù mio. Oh, questa sedia che scricchiola. Ecco. Stack. Tre bottiglioni anche qua. Ok. Signora, sta spazzolando il vento. Ok, questa è così, è in posa plastica. Signora, devo parlare con lei? No. Oddio, pensavo che stesse fumando il cazzo. Non l'ho visto da dietro. Non ho visto la sigaretta. Cioè, scusate, ma tu entri qui, guarda. Mi sta andando in fiamme il fumato per tutta la vita. Nessuno piace chi si arrende. In effetti, ci sta come frase motivazionale, eh? La chiave ce l'abbiamo. Ecco, testa di cazzo. Questo lo lascio, eh. Signore e signori, il Pino si è scorreggiato. Testa di merda. Bella professionalità che mi fai portare su YouTube, eh. È grande, se mi decolpi vola anche. Si sposta l'aria. Gesù. Dov'è i bottiglioni d'acqua? Testa di micchia. Scusa, eh. Oh, oddio, devo entrare qua. Oh, madre di Dios. Io lì non ci vado. Senti, ma. Allora. Nessuno piace chi si arrende, no? Allora, vacci tu lì dentro. Fanculo! Mica puntaci in faccia! Brutta merda! Gesù, ho fatto cagare! Bambina di merda! Oh Gesù! Oh,
Madonna, dovevi tenere la scorreggia per quando ero dalla bambina, va più senso. Perché adesso c'è... Come sono quadrupli? Ma quella è morta? Vabbè, è morta. Allora, questa bottiglia dove devo portare? Va bene. No, quel ragnone lì non mi piace. Ma accetto tutto, guarda, tranne il ragnone, eh. Oddio. Oddio. Mi fa schifo. Ho paura di voltarmi. Ok, di qua si può uscire. Guarda quel cazzo di ragnone. Guardalo. Ho preso chiavi, non mi ricordo. Cioè, sì, l'ho preso, mica mi dimentico perché sto in crisi, no? Lo prendo è questo, ciao. Ok, e siamo... manca l'ultima. Allora. Stanno ancora ridendo qua? Sì, stanno ancora ridendo. Stanno ridendo di cosa che si è addormentata così o è morta così? Oh, madre di Dio. Oddio. Cranio rimasto lì, ok. Ma dov'è? Eccolo. Mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Ciao. Fate quelle due risate, speriamo siano le ultime. Che è successo? Tasca del vecchio. Siamo ricchi, 60 pesos. Non trovi altro. Ma c'ho la faccia di The Ring, tipo. Guarda, me l'ho trovato. Poi morto con la sigaretta in mano. vabbè, non si dovrebbe ridere di queste cose. Infatti non ridete. Ma c'è nulla qua. Guarda che il ragno mi salta addosso adesso. Beh, è stato un piacere. Allora, l'acqua dovrebbe durare fino a settimana, eh. E fatevela una risata, che sarà mai successo. Ok, via. Gesù mio. Non è che mi sono perso situazioni mai andando via prima. No, spero di no. Cioè, sennò veramente me lo sono goduto al 20%. Allora, sì, va, alla fine è andata così, bravo. Hai detto proprio bene. Sì. Ah! Cane di merda. 3 su 3, ok. 3. Oh madonna, che okay. Sveglialo. Ok. Vabbè, sto tornando beato. Perché cazzo dobbiamo svegliarlo? Oh, belle ste tende, eh. Me ne servirebbe una. Non so dove tende. Oh mamma mia. Per favore, aiutaci. Oddio. No, non, io ho un lavoro da fare, non mi frega un cazzo di aiutarvi. Anche se tutti ballano tranne te. Porca puttana! Gesù! Va bene, ci penso io. Detto che ci penso io, isqua di cao! Questi bambini, guarda. Oh, ma no, fa un po' di luce. Oh! Madonna! Cavolo, che crisi mi fa venire sto gioco, guarda. Una la devo lasciare qua, no? Oh no, è da prendere questa. Ricordiamocene. Ciao Pampino. Vai a cagare. Ok. Ne porto un'altra. Ah, tu è vero, devo prenderla questa. Vai a cagare. Ok. Ne porto una. Ed è fatta. La terza dov'è?
Fammela nascosta. Terza. Poi mi interessa molto, guarda, quei 60 centesimi mi cambiano la vita, guarda. Scusa, bambino. Oh, una chiave. Fai solo il tuo lavoro, mi metterai solo nei guai. Con chi? Ok. Tutto ok qua. Ciao. Giuso. Hai finito? Non mi sembra. Madonna, raga, ma ho sbagliato una cosa forse. No, ho sbagliato una roba. Non, ogni volta devo chiedere mi sa loro. Non ho chiesto i soldi ogni volta che facevo il turno. Non ho chiesto i soldi ogni volta che facevo il turno. No. vabbè, che cazzo mi serviva? Cioè, scusi, mi fa partire senza chiedere i soldi. Cioè, ho fatto mica 10 case senza chiedere i soldi. E ho derubato un vecchio. No. Devo rifarlo da capo. No, no. Guarda, è un blob quello che è. Oh, Gesù. No, sono un coglione. L'ho data gratis. Oh, Gesù, le carcasse. Bene. Allora, signora, stavolta mi farò pagare. Non posso pagarti ancora, quindi è lei che mi pagherà. Maria, Maria. Oh, Madonna. Oh, che dolce musica venezuelana. Sì, ok, devo prendere la bottiglia. Ah ah! Preso la testa di maiale. Cos'è questo sparviero che si sente? Mi sa che ho sbagliato strada. Oddio. Ok. Ok, qua. Usare la carne lì come. Ho una testa di maiale. Serviva qualcosa? No, beh, raga, mi urta troppo sta cosa. Ho dimenticato di prendere tutte quelle cose. Signora, mi può pagare i turni che ho mancato? Di farmi pagare. Ecco, guarda. Gesù! Maledizione! Sapevo che mi fregavo. C'ho 10 chiavi! Queste 10 chiavi aprono delle porte e dentro c'erano i soldi che io non ho preso. Che poi mi pagavano 60 centesimi a giro, capirai. Che ci devo fare tanto? Oh, signora, la prego, non rompa le palle. Che la ingroppo, signora! Non posso pagarti ancora. È carico di roba. Cioè, dovrei giocarmi Hitman comunque, non vorrei dire. Oh, Gesù. Ok. Sì, ma pagami! Cos'è quell'urlo? È chiuso. Oh, ma buono, chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Dai, ma che cazzo, finisco il turno con 200 centesimi. Aspettate che bevo un sorso di cocchina. Bella fresca, andata giù con piacere, grazie Giacomo. Ma ho finito? Ok. Bene.
Accogli l'ultimo pagamento, guarda. Da che parte si va? Chissà come maialate ci fanno in queste case. Ok, allora vado dalle belle auto. Praticamente è entrata qua. Oh Madonna. Che è successo? Mi sa che siamo finiti nel bel mezzo di siamo finiti nel bel mezzo di un party alla Wide Shot. Fuggi dal maniere chiuso. What? Fuggi dal maniere. Sì. Oh, Madonna. Signora, non è come sembra. Ti premuto il tasto. Oh. Vabbè, tanto, non è che non creerà tanto. Oh Gesù! Ciao. Ma che vuol dire? Dove diavolo sono finito? Gesù! Quindi si resetta. Che diavolo dici? I tempi di risposta possono variare. Grazie al cazzo, siamo in mezzo alla giungla. Certo che possono variare i tempi di risposta. Oddio mio. Posso partecipare? Porco Giuda, che diavolo! Stavano ingroppando. Ok, siamo salvi. Sì, ma senza luci né niente è da bastardi, eh. Oh! Corro verso l'uscita. Ma chi tu o io? A me pare che si fa. Oh Madonna, sono dentro dei sacchi questi qui. Sblocchetto con chiave misteriosa, ecco cosa ce ne facciamo! Corro verso l'uscita, chi tu o io? Ancora, eh? Quindi c'è gente tipo scomparsa qua, li possiamo salvare. Corro verso l'uscita. Ma l'uscita è chiusa, vorrei andarmene anche io. Tutti che corrono verso l'uscita, mostratemi questa uscita allora. Bloccato. E questo invece corre in modo disabile verso l'uscita. Prepuzio, guarda questo. Corro verso l'uscita, ok. Prepuzio verso l'uscita. Chi è la palla? Vabbè, non ce l'ho. Non ce l'ho. Questa è bloccata, questa è aperta. Oh Madonna. Chissà se le ho prese tu. Oh Madonna, qua è morto però. Sei rimasto secco. Ah no, ce l'hai. Corro verso l'uscita. Sei rimasto schiacciato dai barili. È disturbante sto gioco. Corro verso l'uscita. Ok. Ho salvato. Allora, non abbiamo guadagnato un cazzo. Corro verso l'uscita. Non abbiamo. Però. Cioè. Scusate, ma cosa sta cagando sangue? Cioè. Madonna mia. Questo deve aver mangiato una delle minestrine che si mangia il pino, ricche di legumi, guarda. No, ma c'erano pochi di legumi, eh. Non ho più chiave. Corro verso l'uscita. Questo invece corre verso l'uscita? È solo stupido. Ma ne ho altre chiavi, me ne mancano altre. Oh porco. Usa la testa di maiale. Parla. Grazie mio caro, ho cercato di te questa casa per molto tempo. Oh bene. Va bene. Fa piacere averti dato una mano. Convocandomi in questa casa mi hai concesso il mio più grande desiderio. Potrei aver fatto una cazzata. Perché mi hai aiutato ti lascerò andare libero, ma. Oddio, perché c'è sempre un ma? Se ci incontriamo di nuovo dopo questo non sarò così gentile. Se intrarci nel mio cammino ti ucciderò. Ok. Ora è il momento di divertirmi con gli abitanti di questa casa. Sì!
La loro sofferenza sarà senza fine. Bene. Ok, forse mi devo andarsene. Richiedo la chiave misteriosa. Ah, cazzo, ne ho perso due quindi di chiavi misteriose. Oh, Gesù, bambino. Ma non mi fa entrare qua? Raga, non mi fa entrare qui. È un vetro, forse, blu. Sì, c'è un vetro, tipo. Donna. Disturbante la cosa. Affanculo. La vecchia ha ucciso un residente. Bene, lavora per me. Però mi ha detto che se ci rincontriamo mi apre. Ma non ho chiavi. Da dove me le tiro fuori le chiavi? Sarebbe fatto una cazzata. Se mi ammazza e non lo ricomincio da capo per voi, sappiatelo. Qua c'è la testa di maiale. Qua non c'è niente. C'è solo una grafica di merda che non mi fa vedere manco per sbaglio se ci sono delle chiavi. Madonna, consegna solo una consegna dell'acqua. Perché siamo arrivati a questa? Questa volta è chiusa. Dove le trovo queste chiavi? Dove le trovo le chiavi? Oh madonna. Vaculo! La sento dietro. Forse è qua? Dio. Ok, non mi ha ucciso, però. Ma non so se non riesco a trovare le chiavi. Dove sono queste chiavi? E com'era questa la ruota? Non riesco a trovare le chiavi.